metterai a nuovo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirmi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica l'azione che Firenze subì a causa della piena dell'acqua 50 anni fa. Il pensiero va doverosamente anzitutto alle vittime, 35 secondo gli elenchi ufficiali, probabilmente anche più, per tutte e ciascuna, per i loro familiari, la nostra commossa pietà e la nostra preghiera. Ci sono poi le gravi sofferenze di tanti, di tutti i fiorentini in quei giorni, patimenti materiali e morali, privazioni e angosce, perdita di beni e soprattutto di memoria di una vita, per non pochi il successivo sradicamento dai luoghi familiari. La sofferenza delle persone va aggiunta a quella della città, le ferite inferte al suo volto, alla sua bellezza, la consapevolezza di una precarietà che da allora ci accompagna. Ma in quei giorni si manifestarono anche fatti di segno positivo, anzitutto la fierezza e la dignità dei fiorentini, la loro volontà di non darla vinta alle acque minacciose, il coraggio di affrontare il futuro per difendere l'identità di questa città. Poi l'accorrere di tanti uomini e donne in nostro aiuto, soprattutto di giovani, che mostrarono una generosità commovente, ma anche la consapevolezza che perdere Firenze e i suoi tesori di umanità e di arte sarebbe stata una rovina irreparabile per l'umanità tutta. Ne scaturì una condivisione della sofferenza e una dedizione di solidarietà che si manifestarono per la prima volta nel nostro paese, per poi riapparire via via in forme sempre più organizzate nelle altre catastrofi naturali in questi anni, anche in questi giorni, nel funesto sisma dell'Appennino centrale, in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Questi nostri fratelli ci sentono vicini, lo sono in particolare io, nato in Umbria, e sappiano che possono contare sulla presenza operosa dei nostri volontari. Il paese tutto si sente impegnato a far rinascere quei luoghi con il volto che li ha connotati nei secoli. Di tutto questo facciamo memoria, del dolore che abbiamo sofferto, dei doni che abbiamo ricevuto, e lo facciamo davanti al Signore, perché tutta la storia va posta davanti a Lui, come ci ha insegnato la pagina del Deuteronomio. Al dovere della memoria, fondamento dell'identità di un popolo, la fede aggiunge la persuasione che nel fare memoria scopriamo come Dio accompagna l'umanità, fonte di consolazione nei momenti in cui essa sperimenta la fragilità che ne segna la condizione creaturale, e sorgente di luce per orientarsi e guardare il futuro. Dalla fede scaturiscono condivisione e speranza, fondata sulla figliolanza divina che tutti ci unisce e sull'orizzonte di salvezza verso cui è incamminata la storia. Consapevoli di questo, anche noi siamo qui a portare sull'altare del Signore i frutti germinati da rovine e risurrezioni, rotture e ricomposizioni, privazioni e doni. È la vita di Firenze oggi che deponiamo su questo altare, con le sue carenze ma anche con le sue risorse, la sua vocazione alla solidarietà soprattutto, e con le sue aspirazioni, i suoi propositi per una vita nella giustizia per tutti,
più degne e più umane. Facciamo questo in una celebrazione che vede attorno all'altare molti vescovi della Toscana e li ringrazio, perché non vogliamo dimenticare che altri territori di questa regione, come pure altre regioni d'Italia, ebbero in quei giorni di 50 anni fa devastazioni e lutti. Altri vescovi che pure sono qui, e anche a loro va il mio grazie, ritornano a Firenze ricordando che in quei giorni vennero anch'essi a portare aiuto a questa città. Angeli del fango, come si usa dire, un'espressione che dice la meraviglia con cui i fiorentini videro giungere giovani d'ogni dove, d'Italia e dall'estero, il loro soccorso. Anch'io fui tra quei giovani, sapete quanto sia fiero di essere ora pastore di una città dove la prima volta che vi entrai non lo feci stringendo un pastorale con cui segnare un cammino di fede, ma impugnando un badile con cui liberare dal fango le case della gente. Sono felice che le mie mani, quelle mani che ungono con il crisma la fronte dei nostri ragazzi e il palmo dei nostri preti, siano state impregnate in quei giorni della terra e dell'acqua raccolte dalla casa del nostro popolo. Ai tanti giovani e meno giovani che si misero al servizio della nostra città, della sua gente, dei suoi beni artistici, va un doveroso pensiero in questa celebrazione. La memoria si accompagna allora all'ammirata gratitudine per quel che ci è stato donato in quei giorni. La pagina del Vangelo ci ha detto che nei gesti di condivisione che ci confortarono in quei momenti, il Signore riconosce qualcosa che va oltre un pur lodevole atto umanitario e giunge a riconoscervi un significato propriamente religioso. In verità, io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me, dice il Signore. In questa attitudine di dedizione non furono da meno gli stessi fiorentini che si strinsero l'un l'altro per il bene comune. Voglio ricordarlo con le parole pronunciate dal Beato Papa Paolo VI nell'omelia della messa della notte di Natale di quell'anno nella nostra cattedrale, quando venne in questa città a dirci il suo affetto, la sua vicinanza. Disse così: conosciamo le vostre virtù umane e civili, la vostra tempra fiorentina, vibrante di intelligenza, di coraggio, di laboriosità, di senso acuto ed operante della realtà. Sono virtù queste che, messa alla prova, insorgono, si affermano e si accrescono, non cedono. Così avviene in codesta drammatica contingenza che invece di fiaccare corrobora le vostre energie e le moltiplica. Sono parole, queste del Papa Paolo VI, che ci inorgogliscono, ma che suonano anche come ammonimento per il presente e per il futuro. Esserne degni significa assumerci anche ora l'impegno di guardare avanti con consapevolezza e con coraggio. Le parole dell'Apostolo Paolo nella seconda lettura ci hanno ricordato che la caducità, la fragilità è condizione connaturata a questa terra nel tempo. Le minacce di una natura imperfetta vanno affrontate con responsabilità. Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si, invita a riconoscere il valore e la fragilità della natura e ricorda che il pensiero ebraico cristiano ha demitizzato la natura senza smettere di ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. E conclude in questo modo, viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti.
Non c'è spazio per il fatalismo. C'è un invito a fare tutto ciò che si deve, senza ulteriori rinvii, per mettere in opera quanto può proteggere il nostro territorio. È un dovere per chi regge le sorti della convivenza civile. In questo impegno si dà forma concreta alla virtù della speranza, di cui pure parla il testo dell'Apostolo. Se, come afferma San Paolo, anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio, uscirà cioè dalla sua fragilità, il cammino verso questa gloria deve illuminare e sorreggere il nostro impegno. Ci sorregge il pensiero di una città che non solo si è liberata dalle ferite dell'alluvione e ancora oggi continua a ricostruire il proprio patrimonio di bellezza, ma vuole procedere ancora sul cammino della sua vocazione storica. Quale sia questa vocazione, lo disse il poeta Mario Luzzi al Papa San Giovanni Paolo II in visita alla nostra città nell'ottobre di 30 anni fa. Disse così: Firenze è riconosciuta come sede titolare e centro di elaborazione e di irradiamento dell'umanesimo, sogno dell'uomo ideale, abitato dalla virtù, intento all'azione quanto alla contemplazione, chiamato da una sorta di privilegio a manifestare il divino come armonia e perfezione. Un sogno che, commenta Mario Luzzi, non si pensava come un'utopia, perché in questa città, con il suo realismo niente affatto mediocre, trovarono voci altrettanto sublimi per denunciare le miserie e le perfidie dell'uomo, e tutto elevò questa città con slanci di santità e di carità. Uscire dall'alluvione significa oggi guardare con coraggio a una rinnovata missione umanistica, con il rigore della denuncia di tutto ciò che disumanizza questo mondo e l'ardire della novità in questo tornante della storia che, e anche queste sono parole del poeta toscano, si affaccia su un orizzonte di incommensurabili pericoli e di inestimabili promesse che concernono la nuda creatura umana. Tra inquietudine e speranza, volgiamo lo sguardo al nostro futuro e assumiamo le nostre responsabilità di riedificazione dell'umano che è in noi e tra noi, a immagine di Cristo, il Dio fatto uomo, che compì se stesso nel dono supremo della croce e che qui, effigiato da Cimabue, deturpato dall'alluvione, rinato da mani sapienti, porta ancora i segni delle sue ferite, ma non cessa di proporsi come la nostra pienezza, ricordandoci che si è uomini se lo si segue, nel dono di sé e nello sguardo che si consegna alla risurrezione, si innalza verso un destino eterno.
pace i vostri giorni e vi concedi i doni della sua grazia. Amen. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Servite il Signore con la vostra vita. Andate in pace.